queste cose ragazzi, lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdere niente dei video futuri. Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa. Soprattutto ragazzi, cliccate sulla campanellozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri. Buona visione. Dove sei stato? Tutti abbiamo dei segreti. Mi sono preso la libertà di organizzare le comunicazioni con le tue reclute. Utilizzeremo i piccioni viaggiatori. Grazie, Machiavelli. Bartolomeo si scusa, ma i francesi hanno raddoppiato gli attacchi. Claudia. Ezio. Dunque, ho ideato un piano contro i Borgia. Possiamo prenderne di mira i rifornimenti o i seguaci? Intendo colpire entrambi. Se gli tagliamo i fondi, Cesare perderà l'esercito e tornerà senza uomini. Quindi vi chiedo, da dove prende il denaro? Volpe? Al Papa il denaro lo presta Agostino Chigi, ma Cesare fa affari con qualcun altro. Per il momento sappiamo soltanto che si fa chiamare il banchiere. Conosco una persona che gli deve dei soldi. Il senatore Egidio Troche viene ogni giorno a lamentarsi. Bene, seguirò quella pista allora. I francesi sorvegliano la strada che porta al castello. Non potrai colpire Cesare al suo arrivo. Intendo uccidere il generale francese. Con la sua morte, Bartolomeo costringerà i francesi sulla difensiva, facendogli abbandonare il ponte. Anche senza le sue truppe, la guardia papale continuerà a proteggere la porta interna. C'è un ingresso laterale. L'ultimo bambolotto di Lucrezia, Pietro, ha la chiave. Si trovava al castello. Torna da me più tardi. Intanto chiederò ai miei ladri di individuarlo. Dove stai andando? Non servo a nessuno senza Forlì. Resterò con i miei figli, in attesa di riavere le mie terre. Vorrei che rimanessi. Ora sei tu il capo degli assassini. Riuniscili, Ezio Auditore, e riconquista Roma. Vittoria agli assassini! Vittoria agli assassini.